Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Marchino in Giappone. Oggi mi trovo a Wakayama, come vedete sono al porto e sto per raggiungere un'isola molto molto particolare che è stata abbandonata per molti anni dopo la Seconda Guerra Mondiale perché era un nascondiglio dei militari. Si chiama Tomogashima e sono quattro piccoli isolotti. Andiamo a scoprire insieme questa meravigliosa isola che nasconde i nascondigli militari ma anche una bellissima natura. Ma come sempre, prima che parte il video, lasciate un bel mi piace come supporto al canale e se non siete iscritti, per vedere altri video dal Giappone, iscrivetevi al canale. Buona visione ragazzi! Ma prima di prendere il nostro traghetto per l'isola di Tomoga, abbiamo visitato il santuario di Awashima che si trova proprio a due passi dal porto. È un santuario un po' strano, come vedete, perché è pieno di statuine di vari caratteri. A dire la verità mi ha fatto un po' di paura, meno male che ci sono andato di giorno, perché se cammini qua di notte... Ecco qua ragazzi, siamo arrivati al porto, qui si prende il biglietto, non si può prenotare il biglietto, bisogna comprarlo qua, e costa 2200 yen a persona andata e ritorno. E le barche sono tipo quello stile lì, abbastanza piccole e sono abbastanza frequenti, ce n'è una ogni ora. Ragazzi, per la cronaca, questo traghetto ci mette 30 minuti. La partenza è stata anche carina perché abbiamo visto tantissimi pescatori e comunque la barca è piena, ragazzi, è completamente piena di persone. Ragazzi, stiamo arrivando, ecco il porto. Ecco ragazzi, siamo arrivati. Non vedo l'ora di scoprire questa bellissima isola e anche perché è la prima volta, vi giuro tutti che sono abbastanza spaesato anch'io, quindi all'inizio qui c'è la mappa e io voglio andare a vedere Third Battery Site, questo qua, dove c'erano i sedimenti i nascondigli dei militari. Il sentiero è ben delineato, quindi non è difficile trovare la via. Ecco, questo è uno dei primi luoghi che ho trovato abbandonati. Guardate, c'è... Ne troveremo degli altri sicuramente durante questa passeggiata. A volte è pericoloso, ragazzi. Qui c'è scritto in continuazione che possono cadere delle rocce da un momento all'altro, speriamo di no. Ecco ragazzi, vedo già una delle prime fortezze. Oddio. Stiamo entrando. Ecco ragazzi, siamo arrivati. Questo è uno dei fortini dell'isola, dove venivano i militari. Questo ragazzi erano le batterie di cannoni, ne erano due ed erano proprio qua, vedete? Qui c'erano i cannoni, è tutto spezzato, tutto rotto. Comunque ragazzi, dentro non si può entrare perché è molto pericoloso, che potrebbe cadere qualsiasi masso da un momento all'altro. E ma guardate come l'hanno ridotto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ragazzi, dopo una camminata abbastanza pesante, come vedete qua, siamo riusciti ad arrivare al secondo fortino e qui c'è anche il faro. Eccoli, i nascondigli abbandonati. Ecco ragazzi, sono i nascondigli abbandonati questi. Ragazzi, abbiamo trovato questo serpente, non bello. Siamo arrivati alla quinta batteria e questo invece si può entrare dentro. E anche qui c'è il warning per il serpente, come prima, infatti ho un po' di paura, ma guardate qua dentro, si possono entrare, possono visitare. Wow! Questi sono originali, eh!
Guardate ragazzi, questo qua si può anche salire, quindi wow ragazzi, sono emozionato, incredibile, questo è veramente un reperto storico vero, originale, fantastico. Ragazzi, però se venite in quest'isola mettete in prevenzione che si cammina tanto e ogni tanto si vedono questi panorami bellissimi. Guardate quante barche, c'è anche un mega pescareggio. Bene ragazzi, siamo arrivati nel punto più importante dell'isola, al terzo deposito, e stiamo per andare adesso sottoterra, e infatti abbiamo bisogno della luce, speriamo di riuscire a vedere, vedete qua, ci sarà la luce. Che bello vedere i giapponesi che vedono queste cose adesso in un modo più simpatico, più portano i bambini. Sempre bello comunque far scoprire la storia alle nuove generazioni. Ragazzi, qui è completamente abbandonato. Ecco ragazzi, guardate, è completamente abbandonato. Ci sono tutti reperti storici, militari della seconda guerra mondiale. Ragazzi, siamo riusciti a tornare alla fine, il tour dell'isola è concluso. A me è piaciuta tantissimo, mi ha fatto molto piacere venire qua. Comunque ragazzi, abbiamo finito, siamo tornati a terra, ora andiamo verso Lacumano che ci vorrà 2 ore e mezza di macchina. Grazie per aver visto il video ragazzi, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ci vediamo al prossimo video ragazzi dal Giappone, ciao 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 ciao.